Se hai problemi con il tuo gestore telefonico, utilizza il browser Chrome. Digita su Google Concilia Web. Entra in Concilia Web con lo SPID o con la carta d'identità elettronica. Inquadra il QR code oppure digita i dati, entra e crea il tuo account. I tuoi dati anagrafici sono già compilati. Digita il tuo numero di cellulare. Compare Verifica, arriva il codice OTP sul cellulare, digitalo nel campo indicato. Termina la compilazione di tutti i campi, località, comune, indirizzo, CAP, regione, provincia e digita nuovamente il comune. Metti flag nei due quadrati sotto Leggi l'informativa e clicca su Registrati. Il tuo account è creato. Appare Profilo utente creato con successo. Esci da Concilia Web e rientra come hai già fatto. Se titolare del contratto è la tua azienda, clicca sul tuo profilo in alto a destra e nella schermata che ti compare clicca su Aggiungi azienda. Inserisci tutti i dati richiesti, quindi la ragione sociale, la partita IVA, la natura giuridica, il telefono fisso, la PEC e la mail. La sede legale dell'azienda con la località, comune, l'indirizzo, il CAP, la regione, la provincia e il comune. Clicca su Salva e hai creato il profilo della tua azienda. Esci nuovamente. Per presentare l'istanza di conciliazione come privato, rientra in Concilia Web. Clicca su Nuova conciliazione. Clicca sulla freccina nera e scegli il tipo di utenza. Metti il flag per confermare di non aver già presentato un'istanza e clicca su Crea. Si apre un web form, clicca su Aggiungi, nell'elenco scegli la motivazione della problematica. Compila tutti i campi. Data, su oggetto nella tendina cerca la tipologia, riporta il numero di telefono e quanti sono i numeri interessati perché si può presentare per più utenze. Alla voce operatore scegli nell'elenco quello di tuo interesse, per esempio Vodafone. Tipo di contratto lascia privato. Digita di nuovo il numero di telefono oggetto dell'istanza. Nel campo informazioni aggiuntive riporta la descrizione del problema. Nel campo richieste indica cosa intendi chiedere. Se vuoi, puoi riportare la cifra richiesta, non si possono chiedere i danni. Indica la modalità del rimborso. Ricorda che i gestori rimborsano solo con bonifico, quindi devi indicare il codice IBAN a meno che tu non chieda uno sconto in fattura. In reclami, clicca su Aggiungi reclamo e cerca la modalità. Se hai degli allegati, clicca su Aggiungi nel campo Allegati. Clicca su Salva e invia. Ti uscirà questa schermata. Riporta il codice OTP che è arrivato sul cellulare e poi clicca su Firma e si è creata l'istanza di conciliazione. Se hai problemi con l'utenza della tua azienda, entra in Concilia Web. Vai in alto nel cerchietto indicato dalla freccia, cambia il tuo profilo mettendo quello aziendale. Clicca su Nuova conciliazione. Clicca sulla freccina nera e scegli il tipo di utenza. Metti il flag per confermare di non aver già presentato un'istanza e clicca su Crea. Si apre un web form, clicca su Aggiungi, nell'elenco scegli la motivazione della problematica. Compila tutti i campi. Data, su oggetto nella tendina, cerca la tipologia, riporta il numero di telefono e quanti sono i numeri interessati, perché si può presentare per più utenze. Alla voce operatore scegli nell'elenco quello di tuo interesse, per esempio TIM. Metti il flag in affari. Digita di nuovo il numero di telefono oggetto dell'istanza. Nel campo informazioni aggiuntive riporta la descrizione del problema. Nel campo richieste indica cosa intendi chiedere. Se vuoi puoi riportare la cifra richiesta, non si possono chiedere i danni. Indica la modalità del rimborso. Ricorda che i gestori rimborsano solo con bonifico, quindi devi indicare il codice IBAN a meno che tu non chieda uno sconto in fattura. In reclami clicca su Aggiungi reclamo e cerca la modalità. Se hai degli allegati clicca su Aggiungi nel campo Allegati. Metti il flag alla voce Sono il legale rappresentante. Clicca su Salva e invia. Ti uscirà questa schermata. Riporta il codice OTP arrivato sul cellulare e poi clicca su Firma e si è creata l'istanza di conciliazione.